sono contento di essere a Foligno, ieri sera c'era un sacco di gente a sentire l'altra conferenza e quindi dell'altra conferenza non ve ne parlo, cioè le accenno soltanto di una cosa. L'altra conferenza si chiamava Tesla il futuro rubato, perché parlava anche di auto elettriche, di come, abbiamo parlato anche stamattina insieme a Giorello, insieme agli altri alla tavola rotonda, di come certe volte le idee vengono fuori, però si perdono perché non è il momento adatto, non è il momento culturale, non c'è la società e tutto il resto. Quindi vi racconto più che altro, forse, e questo può essere interessante, il mio lavoro, che è un po' particolare, e con quello, parlandovi del mio lavoro, vi faccio vedere perché io mi occupo di lampi di genio o di innovazione, come è stato detto stamattina. Mi occupo di lampi di genio perché ho fatto tutta una serie, da molti anni, mi occupo di divulgazione. Io pubblico libri appunto in 24 paesi, tra una storia e l'altra. Sono tutti libri di scienze per ragazzi. Alcuni sono per adulti, la maggior parte sono per ragazzi più piccoli, in giovane età, tra gli 8 e i 14 anni. E è andato a finire che sono diventato quasi un esperto di storia della scienza, perché a furia di studiare personaggi, casi particolari e tutto il resto, mi sono trovato a scriverne veramente una quantità straordinaria. E parlando di loro, in modo scherzoso, in modo anche certe volte serio, ho trovato quello che i Boccinelli chiamano un po' come nascono le idee. Perché le idee non è che nascono facendo una doccia o semplicemente da un pazzerello che ha una grande idea di qualsiasi tipo, nascono in determinati ambienti, in determinate situazioni, in determinati contesti storici. Per esempio, la grande idea di Einstein della relatività, che mi ha portato fortuna, perché Einstein è diventato per me uno dei personaggi che miei cavalli di battaglia, chiamiamoli pure, perché ho pubblicato con lui tutta una serie di libri che tra le altre cose sono tradotti in tanti paesi del mondo, dagli Stati Uniti, alla Cina, alla Russia e tutto il resto. Il motivo è che le scienze sono un linguaggio internazionale, due scienziati si parlano sempre da qualsiasi parte del mondo e anche due ragazzi parlano del teorema di Pitagora o della teoria della relatività o delle leggi di Archimede, il linguaggio è lo stesso, si parla delle stesse cose. Ciò che certe volte divide la storia, divide la religione e tutto il resto, con la scienza si appiano perché è un linguaggio veramente internazionale. Qui vedete per esempio il mio libro di Einstein che è pubblicato per esempio anche in arabo. Io la settimana prossima sono al Festival del libro di Teheran a presentare quattro libri parsi, che è una cosa che ho trovato molto strana e curiosa. Qui ci sono lo stesso libro di Einstein in giapponese, sotto in coreano, in russo, in quasi tutte le lingue del mondo è stato tradotto. Uno dei personaggi che sono interessanti anche per come sono nate le sue idee, che è diventato un po' un altro mio cavallo di battaglia, e questo signore qui, che cosa vuol dire? Non so se vi dice qualcosa. È il signor Alessandro Volta. Una volta era il biglietto da 10.000, l'avreste subito riconosciuto. Adesso no, è soltanto un signore che comunque ha inventato la pila e ha dato il via a tutte le scoperte scientifiche che ne sono venute dopo. E io per Alessandro Volta, per il centro di cultura scientifica Alessandro Volta, ho costruito delle storie anche animate e con le che hanno familiarizzato col personaggio e col suo modo anche di inventare. Ecco, nel caso dell'elettricità, se uno pensa che l'elettricità sia nata per fare le tantissime cose che noi stiamo usando, è sbagliato. Il signor Volta, che era più filosofo che fisico in un certo senso, stava cercando l'essenza che dava vita alle cose. Il titolo tra le altre cose del libro in tante lingue di questo tipo è Volta e l'anima dei robot. In quel periodo ancora si era convinti che ci fosse nell'aria qualcosa di immateriale che dava vita alle cose. I chimici lo chiamavano flogisto, per gli altri erano entità che non erano
perfettamente definibile. E cercando questa cosa qui è riuscito a trovare invece il fluido vitale, per caso di lo chiamavo. Non solo lui, ma anche i suoi colleghi che lo cercavano facendo a pezzi le rane e animali di quel tipo lì. Anche lui ha usato le rane, ma ha usato anche uno strano pesce, che è quello che sta sul fondo anche dei nostri mari, che produce delle scariche elettriche, non so se lo conoscete, dopo magari c'è anche che si vede, che ha delle piastre che sono, tra le altre cose, curiosamente rotonde, di materiale, tessuto naturalmente cellulare, ma completamente diverso. Lui, copiando quell'oggetto, copiando quel sistema che produceva energia, ispirandosi da lui, ha costruito la prima pila, che invece era costruita semplicemente con degli straccetti di acqua cingolata e di rame intervallati con dischetti di non di alluminio, ma di altro materiale. Tra le cose, la pila di cui parla lui si può tuttora fare con le monete, tra le altre cose, di due materiali diversi, intervallandole con un po' di dischetti di carta cellulare. Cercava una cosa e ne ha trovata un'altra. Questa storia, nella storia delle scienze, è tantissimo, è successa tantissime volte. Gli scienziati la chiamano Serendipity, che è un nome strano che deriva da una favola di Serendipo. Serendipo è il nome dell'antica Ceylon, adesso Sri Lanka, che è quell'isoletta che è in fondo all'India. E lì si raccontava questa storia indiana, che c'erano tre principi che cercavano una principessa. La principessa non la trovavano mai, ma lungo la strada trovavano tanti altri tesori. E questa è la storia di gran parte delle scienze. Cioè, gran parte delle scienze sono nate quasi per caso. Soprattutto le applicazioni. La maggior parte delle applicazioni che sono scaturite dall'invenzione della pila, il signor Volta non le ha neppure viste, e tantomeno le aveva immaginate. E però da quell'invenzione è nata una grande idea. E il signor Galileo ha dato vita, ha cambiato completamente la storia della scienza, ha tolto la Terra dal centro dell'universo, eccetera. Ma l'idea del canoniale, aveva sentito dire che c'era a Venezia un olandese che stava cercando di vendere uno strano oggetto col quale si potevano vedere le cose, ingrandire le cose lontane. Con soltanto l'idea che questa cosa si poteva fare, si è messo a trafficare nel suo laboratorio e ha tirato fuori il primo canocchiale. Si può dire che l'ha copiato? Forse no, non l'ha copiato, mi è venuta l'idea del canocchiale. Tra le cose, non sappiamo che fine ha fatto. Qualcuno dice che è finito dentro ai piombi il signor olandese che stava cercando di prendere il suo canocchiale. E questo, per esempio, questo è un caso famoso, no? Il signor Archimede. Il signor Archimede, grande idea, praticamente ha trovato le formule su cui si basa tutta la fisica meccanica. Non sappiamo se è nato l'idea veramente nella vasca, tanto per dire. Però sappiamo che lui aveva progettato una delle più grandi navi dell'antichità, che poi è stata regalata a un faraone, tra le altre cose. Parte della sua vita, infatti, l'ha passata anche in Egitto, cosa che non tutti sanno. Da un'idea ne nasce un'altra. Questo è il classico caso, no? Il signor Newton, anche se non è esattamente vero che era là, tranquilli, non mi devo spostare. Non mi sposto di tanto. Il signor Newton è sotto un albero, a un certo momento gli viene la grande idea che tutto attrae tutto, perché in realtà non è soltanto la mela che cade sulla Terra, ma sono anche i pianeti, il Sole, tutto l'universo, e tutto l'universo vale la sua legge universale. E il signor Newton, tra le altre cose, quando ha avuto questa idea, insieme ad altre che sono abbastanza fondamentali, come per esempio la prima teoria della luce e tutto il resto, questo signor
due anni, si era da poco, non si era neanche laureata, era in quel periodo di transizione tra la laurea e cosa faccio da grande, era scappato da Cambridge, dove aveva studiato, perché c'era la peste. Fate conto che c'era la peste a Londra, c'era la peste nella cittadina di Cambridge, eccetera, guarda, l'università di Cambridge ha detto pasti grossi così perché non c'erano neanche i bagni in quel momento lì. Non so se ci sono adesso, credo che ci sia. Però nel suo tempo assolutamente non c'erano, presso i compiti di burba, non so come si dice, di matricola, era quello di portare la cacca dei vecchi al fiume Canna e versarla dentro, la cacca, la pipì e versarla. Cioè, il servizio che ha fatto cominciando l'università è stato quello. Comunque a 22-23 anni ha delle grandi invenzioni in un anno, lo chiamo anno Mirabilis, che è il 1665-66, in cui tutta una serie di invenzioni le ha fatte, invenzioni grandi e le ha avute proprio stando nella vecchia casa di campagna, che era una casa di agricoltori tra le altre cose. Suo padre era morto, però la casa di famiglia era una casa di agricoltori, quindi non c'erano testimoni alla caduta della mela, forse qualche maiale, qualche oca, ma c'è un grande inventore di questa leggenda. Chi l'ha inventata veramente, lui non ha mai detto nelle sue biografie, è stato il signor Voltaire. Voltaire era esule in Inghilterra e è conosciuto naturalmente dopo, ed è stato lui a significare l'idea della mela, nei suoi scritti, anche nei salotti londinesi. Questo è un altro dei personaggi di cui mi sono occupato, era un buono abbastanza fortunato, diciamo pure, uno dei miei libri, tra le cose più venduti in Italia, ed è Mendel. Mendel, altro personaggio abbastanza particolare, lui non è mai riuscito a superare gli esami di ammissione, all'abilitazione e all'insegnamento. Era figlio di contadini, quindi era abituato a trafficare con gli innesti, con gli alberi di pesco, di frutta e tutto il resto, eccetera. Viceversa, ha scoperto le leggi dell'ereditarietà, cioè quello che citava, il colore degli occhi, il colore dei capelli e tutto il resto, eccetera. E chi gli ha dato il là a questa sua grande idea, a una ricerca che poi lui ha fatto su piselli odorosi che aveva nel campo davanti alla sua camera, era un altro compagno di collegio, di convento. Voi fate conto che lui ha fatto si è internato in un convento, in questo convento di Brno. Brno è in allora era Cecoslovacchia, adesso non mi ricordo, sembra che sia in Slovacchia, diciamo. Ed è la città dove c'era le prigioni di Silvio Pellico. Magari ha anche conosciuto Silvio Pellico, perché tra le altre cose lui faceva il servizio religioso dentro questo carcere, che è su una collina, mentre il convento è nelle valli. Ecco, questo signore qui a un certo momento un suo correligionario, un altro monaco, che anche lui coltiva, perché era un momento, era un convento un po' particolare, si faceva ricerca in quel convento sulle varietà delle piante, parliamo dell'Ottocento, quindi cercavano di trovare in quel caso lì come coltivare specie di piante, pere, mele, eccetera, che fossero più adatte, quindi no, non era un posto qualsiasi, c'era una bellissima biblioteca, anzi c'era la cultura, e ci sono andato a visitare. E c'era quest'altro monaco che aveva fatto un esperimento molto, 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 che sembrava, potrebbe essere banale, cioè delle piante che coltivava anche i selvaggi, che coltivava davanti, che crescevano davanti al convento, le ha portate in montagna e si era accorto che in montagna cambiavano caratteristiche, diventavano più piccole, per esempio, no? Poi li riportava i semi, le piante li riportava giù e si accorgeva che questi figli di nuovo ricrescevano come gli antenati. Il motivo, ha scoperto la differenza tra una cosa che è il fenotipo, cioè che è dato dall'ambiente, eccetera, invece è il genotipo, che è una cosa
che interna dall'animale o dalla pianta e che non si può assolutamente modificare. Questo altro personaggio, beh, per parlare di caso o di necessità, sì, anche qui è abbastanza. Questo è il signor Lavoisier. Il signor Lavoisier, proprio in modo molto sintetico, la signorina che c'è di fianco è sua moglie, per la cronaca, lui aveva 35 anni e lei l'ha sposata, lui l'ha sposata quando lei aveva 15 anni. Ed era lei l'autrice di tutti i disegni che si trovano, quando trovate sull'enciclopedia qualcosa, ci sono dei bellissimi disegni contemporanei a Lavoisier, e la disegnatrice era lei che descriveva il laboratorio e tutte queste cose qua. E bene, a un certo momento è a tavola con il signor Presley, che era inglese, che poi sarebbe andato negli Stati Uniti. Effettivamente, il quale io ho detto, ma no, aspetta, una cosa strana, che è un gas che ha delle proprietà strane, perché se non c'è gli animali muoiono, se non c'è i candeli si spengono, anzi è un gas che quando l'ho isolato ha delle proprietà esilaranti, anzi dice persino una cosa straordinaria, sempre a tavola, dice, un giorno magari questo gas potremmo persino scatolarlo e vedere come prodotto di uso, il gas è ossigeno. Il nome ossigeno invece gliel'ha dato il signor Lavoisier, il quale poi intorno all'ossigeno ha costruito completamente la chimica moderna. Ma prima di lui la chimica era un'altra cosa, si credeva che esistesse il flogisto, e il flogisto era un oggetto, un gas, un'essenza, un qualcosa molto simile a quello che cercava Volta prima, cioè qualcosa che gli dava la vita, in effetti l'ossigeno dà vita. Ma aveva addirittura peso negativo, per fare entrare a funzionare i conti chimici dovevano dargli peso negativo. Addirittura ci sono degli esperimenti per cui se pesava addirittura questa materia era così miracolosa che se uno moriva, come fin quando uno ce l'aveva in dentro, era in piedi. Quando la perdeva, cadeva, moriva e curiosamente pesava di più. Questo era il flogisto. In effetti, se uno muore, i tessuti si ossidano e si pesa di più. Il cadavere pesa un po' di più perché l'ossigeno non viene più poi via. Questo tanto per dire, una grande idea che è nata, figurate, a tavola, mangiando, non so. Qui non posso, il personaggio questo qui è completamente, la sua biografia l'ho dovuto lavorarci parecchio, questo è il signor Ippocrate. Questo libro qui, per esempio, io l'ho fatto dedicandolo ai miei amici medici che mi hanno salvato la pelle. Quando l'ho fatto ce la dedica ai miei amici medici. In realtà questo signore ha dato praticamente incluso il periodo della medicina sacra, perché prima di lui, in tutti i popoli, diciamo pure, la medicina era praticata da stregoni o sapone. Santori oppure sacerdoti di Asclepio, poi sarebbe diventato Esculapio dei Romani, oppure di qualche strano dio dei Sumeri e di altri, dei Persiani, di altre cose, eccetera. Lui basta, dice che c'è una medicina che ha senso essere curati con determinate cose. La medicina praticamente scientifica è quello che viene, si dice che abbia salvato anche Atene dalla peste che curiava. Ci ha vissuto. Questo qui invece lo conoscete tutti, è il signor Leonardo, no? Il suo modo di avere le idee, per chi l'ha conosciuto abbastanza bene, forse non è una persona sicuramente geniale, nessuno mi permetterei mai di dire il contrario, ma era una persona che si guardava sempre intorno, che teneva addirittura i suoi codici, non sono altro che i libretti su cui segnava tutte le cose che vedeva. Gran parte delle sue macchine erano macchine medievali o modifiche delle macchine medievali che aveva visto modificate, migliorate, utilizzate per altri scopi, eccetera. Era uno dei suoi mestieri, l'altro era di fare dei quadri che sono entrati nella storia. Però il suo modo di avere le idee è uno dei più scientifici, a sua volta, di quel periodo. Anche se è rimasto tutto chiuso dentro dei codici
quel tempo c'era già la stampa, ma lui non ha mai stampato nessun libro. Il suo libro Trattato della pittura è stato addirittura stampato 100 anni dopo la sua morte. I suoi codici, con tutte le sue cose, sono stati venuti fuori molti anni dopo. Persino i magnifici album sull'anatomia sono usciti molto dopo, anzi soltanto un secolo fa, perché sono stati riscoperti. Questi sono altri personaggi, adesso vi faccio vedere soltanto, visto che ho detto che vi parlo un attimo del mio lavoro, parlando anche di come si vengono le idee. Per esempio, io disegno, continuo a disegnare, però copio sempre i personaggi. Questo qui lo vedete, è un Magellano che è fatto abbastanza somigliante, lì qui c'è una lì è abbastanza somigliante, c'è un Enrico Fermi. Ah, ecco, tutti questi personaggi, questo per la cronaca, se vi piacciono, vi interessano, volete farne anche una ricerca rapida, sono tutti su, sono tutte anche, non solo libri, ma trasmissioni televisive che potete trovare su internet. La serie si chiama Lampi di Genio, è dedicata ai ragazzi più piccoli, ma salvo l'invito a guardare i santi più piccoli, se le vedete, credo che qualche cosina ci sia da imparare anche a età diverse. Infatti anche quando andavano in onda queste trasmissioni, il pubblico che c'era era o più piccoli oppure anche persone con due lauree che si divertivano, perché è un mix di animazione, è un mix di studio, eccetera. Adesso non mi parlo, questo è uno degli altri personaggi. Quasi molti dei miei personaggi mi hanno sgridato, sono tutti uomini, e non è colpa mia, la storia della scienza, quella grande, fino a 1900 è insegnata da grandi nomi grandi nomi maschili. I nomi femminili, se, nei periodi precedenti, anche se c'erano donne che leggevano, avevano la cultura, eccetera, è difficile trovarli. Un nome grande era Ipazia, tra le altre cose, che è stata massacrata da una setta cristiana intorno al IV secolo, oppure anche c'è il delirante di Birger, un altro personaggio femminile interessante, medioevale. Però altri grandi nomi comuni alla storia della scienza è difficile trovarli fino al Novecento. Dopo, prima Madame Curie, poi seguita da tutta una serie di altre donne, che adesso, tra l'altro, c'è una bellissima collana che è una donna della scienza, che sono anche storie molto interessanti. Anzi, mi racconto sempre questa storia, che quando io ho fatto Madame Curie, a un certo momento l'editore ha detto no, basta, troppo, poi ho fatto tutti i maschi, tutti antimaschi, lei la me l'hanno pubblicata 2 anni dopo, ed è stata pubblicata prima in tedesco e in turco, per il semplice fatto che hanno preferito far partire con Madame Curie, che era anche giusto, la storia, la collana donna della scienza. Una cosa interessante, come è nata la sua grande idea? Allora, Madame Curie non è importante perché è una donna, è importante perché finisce completamente, finisce un'era, finisce l'era dell'atomo come oggetto indivisibile, palla di miliardo e tutto il resto, lei scopre la radioattività, l'atomo è divisibilissimo e questo dà luogo a tutta una serie di scoperte successive, completamente compresa la famosa formula E uguale a mc quadrato di Einstein e tutto il resto, alla fisica moderna. E infatti lei prende 2 premi Nobel, uno in chimica e dopo in fisica. Ma quello che lei vince, cioè il premio che vince il primo che vince in chimica, il primo è stato in chimica, lo vince quasi per caso, dentro un cassetto del laboratorio dove lei era studentessa, perché si era laureata da poco, stava facendo l'equivalente periodo successivo per poi eventualmente passare all'insegnamento, alla ricerca universitaria. E in un cassetto c'era del materiale radioattivo insieme a delle lastre fotografiche. A un certo momento aprono il cassetto e vedono che dentro il cassetto c'erano anche delle chiavi, c'erano anche qualche altro oggetto metallico, e vedono che le lastre sono impressionate. E da lì che diavolo è successo, e hanno scoperto che a impressionarla è stata la radioattività, che è partita dall'insieme Becker, che era il suo capo, e suo marito, che era bravissimo a costruire strumenti che misuravano anche le particelle dei pesi più piccoli, e lei
anche qui un altro caso di serenità. Questo è un po', questo è un altro dei personaggi, quello è un personaggio a cui sono molto affezionato, che si chiama Lorenz, che è il papà dell'etologia. Come nata la sua passione per è nata una passione per gli animali, questa etologia. In realtà volevano farlo, volevano praticamente semplicemente lui doveva diventare semplicemente un medico e per paradosso è diventato un medico. Il premio per altre cose che ha ricevuto non è stato per l'etologia in realtà, ma un premio di medicina nel 1979. Perché ha studiato, si era messo a studiare il comportamento degli animali, ma i primi animali che ha studiato erano animali che giravano in casa sua, aveva una casa che era completamente piena di taccole e di oche selvatiche, sono quelle che sono molto, un pochino più grosse e sono anche più intelligenti. Questo è il libricino, questo è un attimo una delle tavole abbastanza curiose che ci sono, perché quasi tutta la sua vita, gran parte, l'ha passata in questa cittadina che si chiama Adelberg, che è praticamente un paese sul Danubio, a monte di Vienna. Là ci sono gli altri luoghi su cui ha vissuto, un pochino a New York nel 22, poi soprattutto a Königsberg. È stato per 7 anni nel fronte russo, si è messo a studiare gli insetti e poi non so come è stato preso prigioniero ed è arrivato 5 anni in campo di concentramento sotto il Monte Ararat, dove lì da studiare c'erano soltanto gli scarafaggi e gli insetti e quindi era tutta una cosa di questo genere, studiavo per gli animali. Questo altro personaggio, come nascono le idee, questo altro mi è molto piaciuto, non è così immediato e grande come il nome che tutti conoscono, è Wegener. Wegener è quello della teoria dei continenti, della deriva dei continenti, no? Tutti guardate l'Atlante e vedete che c'è l'Africa che avvicinandola alle Americhe si incastra sotto. L'intuizione, dice, ma non solo l'intuizione, ha cominciato a raccogliere prove di questo possibile movimento che avrebbe cambiato completamente la storia della Terra. In quel momento non esisteva una storia della Terra di quel tipo lì, ma è stato preso per matto per molti anni dai suoi amici geologi. E curiosamente io penso che l'idea di questa cosa qui gli sia venuta fin da piccolo, forse perché da piccolo la sua famiglia suo padre era un pastore protestante, aveva un piccolo orfanotrofio e lui e i suoi fratelli sono nati e cresciuti in questo piccolo orfanotrofio fuori Berlino. Davanti c'era un fiume, anzi un canale, questo canale si ghiacciava e d'inverno, tra le altre cose, pattinavano sul ghiaccio. Oppure, man mano che tra le altre cose il ghiaccio si scioglie, si formano delle placche, no? Che si staccano l'una con l'altra, si muovono e danno forma a determinate strutture sull'acqua, eccetera. Tra le altre cose, suo fratello è morto in quel canale, perché è caduto sotto il ghiaccio e il canale l'ha portato anche via, forse addirittura fino ai mari del nord. E lui, curiosamente, paradosso della storia, è morto in Groenlandia cercando di salvare degli amici in una missione sul ghiaccio. Ecco, l'idea come può nascere, nasce anche guardandosi intorno in quel modo lì. Questo è il personaggio che ho presentato praticamente ieri sera, ed è Tesla. E dire che è un personaggio più vicino come a lui penso che sia proprio Leonardo, come stranezza, come persona fuori del tempo e tutto il resto, anche per altre cose, anche questo come Leonardo non ha mai avuto una fidanzata, una moglie da sua, ha avuto solo qualche amicizia, come Leonardo, per altre cose non ne sappiamo niente, ma anche Tesla era strano. Dico strano perché non era neanche gay, era proprio una cosa per i fatti suoi. Lui è quello.
quello a cui dobbiamo tantissime cose che usiamo. La corrente elettrica che usiamo alternata è lui che l'ha messa insieme e fatta funzionare. I motori elettrici, quasi tutti i motori elettrici che usiamo sono a corrente alternata. Le grandi centrali elettriche che producono corrente alternata, le grandi dinamo per quel tipo lì, è inventato lui. Il telecomando che noi usiamo per cambiare un canale della televisione l'ha inventato lui, per comandare addirittura dei robot, figuratevi negli anni 30, che rispondevano a gesti ai giornalisti, così i giornalisti pensavano che fossero robot intelligenti, in realtà erano da lontano che li modificava. Non tutte le sue idee sono state, molte idee sono state usate, è un precursore, un primo persona a dire guardate che un giorno avremo un congegno in tasca con cui potremo comunicare con tutto il mondo. Questo congegno è internet, voi tutti che avete lo smartphone ce l'avete adesso, ma 30 anni fa nessuno si sarebbe immaginato il mondo attuale con questo tipo di comunicazione, era una fantasia. Io non ho avuto il primo telefonino, ma ce l'avevo un mio amico, era una cosa così come batteria, nel 1986. Perché tante cose io ho fatto il primo libro sui computer, in quel periodo lì c'era la profezia di internet, c'era un mondo con tanti ragazzini intorno che dicevano che potevano comunicare dall'Australia alla Russia, a tutto il mondo, ma era una profezia. In quel momento i nodi di internet non sono 200, adesso sono più di un miliardo. Fate conto cosa è successo, è diventata una macchina enorme che è stata regalata all'umanità da qualche cosa, da un ricercatore del CERN, perché non è stata mai brevettata e depositata. Non ci sta guadagnando, da quella idea non ci ha guadagnato praticamente nessuno. L'idea lì è nata per risolvere un problema all'interno del CERN, cioè di questo istituto dove c'è il grande acceleratore nucleare vicino a Ginevra. Benissimo, è andato il ricercatore, che adesso il nome non me lo ricordo, che è in inglese, che era lì per lavorare, c'era un problema di mettere, di far conoscere a tutta la gente che lavorava per il CERN quello che stavano facendo, che è un problema che tutte le grandi organizzazioni hanno, cioè fondamentale, no? Far sapere ai colleghi, a tutti i colleghi di un'entità di 20.000 persone, cosa stanno facendo gli altri. Allora hanno costruito questo formato elettronico, e questo formato elettronico è diventato internet, il protocollo di internet che si è diffuso in tutto il mondo. Ma in quel momento, cose del genere ce n'erano appena 200. Ah, questa è una delle curiosità di cui ho parlato ieri, tanto per dire come le invenzioni vanno da tutte le parti, eccetera, e le auto elettriche. Non so, magari qualcuno di voi dice vorrei avere la Tesla elettrica, niente male, è una macchina che costa, adesso c'è un modello che costa solo 35.000 euro, però le altre costano anche 70.000 euro, bellissime macchine elettriche, bellissimo, sono la grande invenzione, la grande innovazione, tante cose, la Tesla è proprio sul Corriere di oggi, è una delle più, è diventata la più grande azienda automobilistica americana, con più di 10.000 clienti, le sue azioni stanno salendo a livelli straordinari. Bene, le macchine elettriche non sono un'invenzione di adesso, sono un'invenzione di 110 anni fa, 110-120 anni fa. A New York c'erano le auto elettriche, costavano mica male, perché $2.250 a botta, non si costruiva mezzo palazzo, non sono tanto lontani da altri valori. Queste sono come costruite, come sono costruiti questi libri per le altre cose. Poi qui c'è un altro dei miei personaggi preferiti, quali devo un po' anche, mi devo tanto al signore, il signor Darwin. Il signor Darwin che però quando ha fatto il viaggio intorno al mondo non aveva la barba lunga, non era un grande cattedratico, anche qui era un ragazzo di 22 anni, che è salito a bordo di questa nave capitanata dal capitano Fitzroy, che era una missione geografica ma anche politica tra le altre cose, ed è andato senza stipendio intorno facendo questo viaggio che è durato qualcosa come 5 anni totalmente, e vedendo determinate cose. E questa bellezza di questo viaggio, lui vede determinate cose, gli viene in mente la possibilità di come gli ambienti creino in un certo senso delle nuove specie.
cosa che era assolutamente impensabile prima, a quel momento lì la teoria più diffusa era che le specie che conquiste nate tutto in un momento è cambiato completamente il mondo. Beh, bella questa cosa che abbiamo sotto forma musicale. Questi qui sono altri libri, questi sono altri libri che, ecco, Darwin per esempio è uno dei libri miei che sono stati più venduti nel mondo e mi ha fatto vedere anche a me, tanto per dire come nascono le idee. Leggendo quel libro, facendo quel libro lì, in questo giro del mondo, a un certo momento ho detto perché si stava avvicinando il bicentenario e ho detto perché per il bicentenario non rifacciamo il giro del mondo che ha fatto Cialdani. Ho trovato dei soci, ho trovato degli sponsor, con degli amici, altri amici poi sono partiti per altri libri e ho ricostruito il viaggio di Darwin in tutto il mondo ed è il famoso viaggio che ho fatto, ma che in realtà l'ho fatto tutto in una volta. Ho fatto un pezzo, poi sono tornato indietro, ho fatto un altro pezzo, poi sono tornato indietro, e la quarta volta che sono andato, in quel caso lì era un biglietto aereo, giro del mondo, e a quel punto ho fatto le tappe che vanno da praticamente per le tappe dell'Oceano Pacifico. E dopo casomai per salutarvi vi faccio vedere questa cosa qui, perché il viaggio praticamente è passato per 14 paesi, 14 nazioni, un viaggio genere, eccetera. E qui sono nati questi libri che, ripeto, sono per ragazzi, per apprezzarli bisogna almeno avere 13-14 anni. Sono libri che hanno illustrazioni naturalistiche, molte fotografie, sono fatti un po' come i libri dell'Ottocento, con delle pagine che si aprono, e sono stati venduti anche questi in vari paesi. Qui mi vedete in mezzo insieme a un tartarugone del Galapagos, questo è un grande vulcano del Galapagos. Questo qui è una delle cose che, tanto per dire, come nascono le idee. Io volevo seguire il percorso di Darwin e invece uno dei miei amici collaboratori, che è un filosofo delle scienze che però si diletta a dipingere ghiacciai, si è specializzato a dipingere ghiacciai dell'Engadina, si chiama Federico Canobbio, e diciamo mi piacerebbe, se tu vai là, infatti se tu là vengo anch'io vorrei vedere questi ghiacciai che ci sono in Sud America, io quasi quasi ho detto dei ghiacciai, sì, mi ha visto qualcuno dalla parte dell'Oceano Pacifico, li vediamo l'anno prossimo, eccetera. E invece no, mi ha trascinato a vedere Federico Moreno, dove Darwin non è mai arrivato, perché si è fermato a 40 km prima, perché avevano paura finito i viveri, avevano paura degli indiani, eccetera. Seguito questo documento, loro hanno impiegato 40 giorni per andarci, e invece non siamo noi, non ci possiamo parlare, no, perché non ha senso. Allora, questa cosa in questo edificio c'è Cialdanzio, c'è anche l'Istituto Confessionale di Inizia, che credo stiano preparando la gara nazionale di robotica che si svolgerà nella prossima. Ma almeno che siamo loro, perché i nostri... Stamattina ce ne erano pochissimi di studenti, perché noi sabato adesso facciamo solo il recupero, ma che ci fosse questa cosa non lo so. No, perché mi sembra anche molto così senza senso, cioè, come uno ha detto. Perché lo sa che non so, però fanno delle prove, probabilmente. Vabbè, poi non metto una cosa, la metto al massimo. Tanto per dire, questa cosa che vedete qua è Federico Moreno, tanto per dire che è un grande ghiacciaio che avanza dalle Ande verso che occupa quasi metà del lago argentino. Queste cose qui le avevamo anche sui nostri laghi, sul lago di Como, sul lago Maggiore, sul lago di Garda. 18-20 mila anni fa c'erano degli oggetti del genere che venivano, scendevano dalle Alpi e occupavano queste cose e scavavano, tra le altre cose, laghi. Infatti questo fronte qui alto 70 metri dal livello dell'acqua, questo puntino qui che sembra una cacca di mosca, eccetera, è una barca di italiani, piena di turisti, si va quasi
sotto le cose, e sotto il ghiacciaio è 600 metri, e quei ghiacciai sul fondo il ghiaccio scava ulteriormente il lago. Ecco, vedendo queste cose qui mi ha fatto pensare veramente al mondo del passato, come poteva essere 10-18 mila anni fa, e da lì ho fatto anche altri lavori che adesso non vi faccio vedere. Comunque mi ha fatto pensare molto al clima che cambia e tutto il resto. E tra le altre cose, quando parlo di queste cose faccio vedere questa foto che mi diverte molto, perché non è la Danimarca in gennaio, è Trieste in aprile di 4 anni fa. E senti, il vento gelido che sentite, avete sentito oggi in questi giorni, ha addirittura gelato il mare per qualche giorno, nel senso che basta poco per cambiare il clima e di cambiare tutto. Questi sono i giochetti che ogni tanto faccio, ma naturalmente questo è un fotomontaggio, però sarebbe carino, potrebbe succedere domani a sorpresa. Questo è un altro dei miei lavori, tra le altre cose, sui lampi di genio. Invece di lavorare sui personaggi, sono andato a cercare le idee intorno alle quali sono nati. Li dispenso dalla maggior parte, ma da lì sono nate tante idee per poi rifare altre cose. Uno dei personaggi, anzi delle cose che mi ha più affascinato, che qui anzi l'immagine non c'è, ma ci tengo a dirla, è lo zero, l'invenzione dello zero, cioè di un oggetto impalpabile. Un oggetto che descrive il niente, ma se uno ci pensa un attimo, è una cosa a cui non avevo fatto mai caso prima, ma facendo il libro e ricostruendo la sua storia l'ho trovata affascinante. Inventando lo zero non è stata solo un'operazione di praticità matematica, dice, con questo segno tutte le cifre che stanno alla sua sinistra vengono moltiplicate per 10. Sì, questo. Non è soltanto che con soltanto 10 cifre possiamo scrivere qualsiasi numero, cosa che prima non si poteva fare. Cioè, per 10 dovevi scrivere, usare un simbolo che diceva 10. Questo in tutto il mondo. Questa semplice invenzione indiana, comunque orientale, ha cambiato la storia del mondo. Perché prima era stato usato dagli arabi, poi è arrivato da noi grazie a un signore che si chiama Leonardo Fibonacci, figlio di un commerciante di Pisa, e da lì, faticosamente, ma poi sempre di più, è entrato nel uso normale, nelle banche, di tutte le cose, eccetera. Ma fondamentalmente, prima, per fare i conti, bisognava usare l'abaco, non c'erano altri sistemi, c'erano tanti sistemi di usare, tanti tipi di abaco, che so, in Sud America c'era il tipo fatto di nodi, i cinesi e i giapponesi avevano queste tavolette con tante cose, tante palline che si muovono, e per mille anni i romani si sono arrangiati con le loro cifre romane, C era 100, M 1000, eccetera. Fate una semplice somma con le cifre romane, non ci riuscite, è impossibile neanche essere bravi, avete bisogno di uno strumento, ero bravi a usare le mani per fare certe, come abano, certi casi, soprattutto i commerciali. Ma bisognava usare l'abano. Ma senza quel modo di contare non si sarebbero evolute le scienze occidentali. Senza lo zero come concetto e come numero non si poteva dire temperatura zero, cosa vuol dire? Longitudine zero, cosa vuol dire? Non si poteva fare un piano cartesiano, perché lo zero non c'era. Cioè, grazie allo zero le scienze sono diventate quelle che usiamo noi. È un concetto, un'idea. Sono l'idea del tempo, c'è un tempo zero che è il Big Bang. Ma se no, senza lo zero cosa si fa? Non solo, non è finita. È questo che è venuto fuori da un'idea, da questo libro qui, da intorno soltanto un concetto. Senza lo zero e l'uno non ci sarebbe il sistema binario. Cioè tutto il mondo digitale non funzionerebbe, non esisterebbe i telefonini, non esisterebbe la televisione digitale, non esisterebbe un accidente. Tutto il nostro mondo funziona grazie allo zero, grazie a un niente. Un'idea, ecco, come nascono le idee. Come sia venuto in testa un santone indiano, non lo so, ma è stata una grande idea, forse un'idea pratica, perché per esempio i numeri sono nati presso i babilonesi, per necessità, non bisogna contare le pecore, contare le stelle grandi, queste cose qui, eccetera.
che la scrittura non è nata per fare scrivere grandi poeti o grandi romanzi, è nata per fare i conti dei contadini, per avere altre cose. Può essere vita per fare altre cose. Qui ho citato qualche personaggio anche in questo libro, una frase di Steve Jobs che dice: le grandi idee si formano unendo i puntini, ci sono tante cose che si mettono insieme e se ne crea un'altra. Proprio in questi giorni c'è, non so, il trentennale del mouse, tanto per dire, e il mouse non c'era, l'ha visto e l'ha copiato, l'ha visto presso la Rank Seros in qualche altra parte, perché visitare altri luoghi serve, ha avuto l'idea di ripetere, ha usato il mouse è diventato di uso comune. Questo è un altro esempio, questo è un classico esempio divertente, che è l'invenzione della penicillina, no? Il signor Fleming aveva già avuto un'idea, si era scoperto che starnutendo precedentemente a questa immagine, starnutendo su una cultura di batteri moriva, e ha scoperto il lisozima, che è un enzima che distrugge i batteri, che li uccide. E questa cosa qui era nelle scatole Petri, non so se le conoscete, dove si fanno le culture di batteri, su delle scatolette rotonde, dove dentro ci si mette del brodo, della gelatina, la stessa gelatina con cui si fa il batterio, altre cose, basta poco e un batterio, questo si riproduce all'infinito. E un inserviente, gli sono caduti dei barattoli, la scatola è stata inquinata da un fungo che è il penicillium, e ha scoperto la penicillina, punto. Però la penicillina ha salvato anche la pelle di mio padre, di tante altre persone, eccetera. Prima della penicillina si moriva. Mio nonno è morto di troppo con la mente, tanto per dire del 19, perché non c'era la penicillina. Questa è una delle cose che mi devo. Tutte le idee delle scienze servono, alla fine dovrebbero servire a salvare il mondo. Qui ci sono un po' di curiosità, ma adesso non ve le dico neanche tutte. Voi pensate, una ruota è stata inventata 6.000 anni fa, mica per andare a spasso sulle ruote o biciclette, è stata inventata dal tornio, perché non c'era un'estate, non c'era bisogno di una slitta, ma più veloce su un prato o su una steppa, tra le cose. Erano i torni dei vasai, che venivano fatti girare, e da lì il progetto, la ruota è nata lì, ma prima di metterla su un carro, se ne è passato del tempo, non ho dovuto fare i bambinonesi. Qui c'è qualche altro oggetto, e prima di diventare bicicletta sono passati 6.000 anni. Ecco, poi alcuni oggetti diventano sacri, diventano intoccabili, ma proprio perché sono perfetti. La bicicletta penso che ci sarà anche nell'anno 3500. Tra 1500 anni su un pochino la bicicletta non sarà ancora. Ci sono delle cose senza le quali non funzionano, noi pensiamo agli ascensori. Senza gli ascensori non ci sarebbero stati i grattacieli, ma senza l'elettricità non potevano esserci gli ascensori, e via di questo passo. Ogni cosa è collegata anche in questo senso. Qui c'è una serie di curiosità, per dire l'invenzione della cerniera rapida, dovuta a un fatto da una persona che si diceva che continuava a perdere le cose, si staccava i bottoni, qualche curiosità c'è. L'invenzione della dinamo, perché è stata solo con la dinamo che l'elettricità è diventata una cosa pratica da produrre. C'è qualche stupidata qui, come nascono le idee, alcune cose prese dal giornale, come per esempio il cammello, cos'è, come l'ho chiamato? Il cammello fotovoltaico. Semplicemente che se uno andava, adesso non so se c'era, questo qui era uno dei negozianti che vendeva birre ai turisti intorno vicino alle piramidi, a un certo momento aveva bisogno di tenerle fresche, ha costruito questo aggeggio con delle celle fotovoltaiche messe sul cammello, cose che nascono da queste cose qua. Oppure tante cose si scoprono guardando come funziona la natura, c'è un'intera varietà di cose da cui ancora dobbiamo imparare, tra cui per esempio qui certe foglie artificiali che riproducono la sintesi clorofiliana. Sintesi clorofiliana è una reazione chimica straordinaria che produce con pochissima dispersione di energia un sacco di materiale, utilizzando l'energia solare. Ce ne sono altre che adesso non mi sto a vedere tutti.
ripeto che sono le cose che tanto per voi è sotto il metodo, l'invenzione del ghiacciolo. Poi scherzate, ma questo ragazzino, che era a San Francisco, penso, ha lasciato semplicemente il suo bicchiere con il monaco fuori, con dentro un bastoncino, l'ha tirata sopra. Questa è una buona idea. È una brevettata, è un brevetto che è ancora valido. Ecco, tanto per dire come mai, diciamo, come nascono certe cose. L'idea più affascinante tra le altre cose non è la banalità della scoperta del fuoco, è la straordinarietà della scoperta del fuoco. In un certo momento un qualcosa che ti uccideva, che temevi, che non potevi controllare, viene presa, portata a casa, alimentata con un animale e diventa una creatura che puoi controllare. È stata un salto culturale addirittura straordinario, al quale mettiamo tutto il resto. Qui ce ne sono altre di curiosità, volevo farle vedere qualcuna, ma non di tutto. C'è persino un pallone che produce energia. Tu si prende a calcio e ti produce energia. L'invenzione della lavastoviglie, che è dovuta a una signora, che poi ha venuto il brevetto a Westinghouse, che è un brevetto tutto la bambina. E qui ce n'è, l'invenzione dei surgelati. Come mai? Noi sono qua e anche sono stati inventati i surgelati. Questo era un ricercatore che era andato un ricercatore americano che stava facendo la tesi di laurea in mezzo agli Inuit. Gli Inuit sono quelle popolazioni che stanno nel circolo polare artico, e gli Inuit quando pescavano facevano il buco, poi tiravano sul pesce. Quando tiravi sul pesce a meno 18 gradi il pesce è surgelato e lo potevano conservare tutto il tempo possibile. Tuttora, se uno va in Canada, ci sono ancora i pescatori che pescano del ghiaccio, i pesci sotto ci sono, vivono a temperature di 2 gradi sopra l'acqua è sciolta, non è tutto ghiaccio, no? Ma sotto ci sono, appena li tiri fuori a meno 18 il pesce è surgelato e lì li conservavano per tutto l'inverno. Da quella cosa è tornato, ha costruito dei congelatori e ha scoperto che poteva usare questo sistema anche per la frutta, la verdura, è diventato un sistema che stiamo usando tutti. E via di questo passo, adesso vi risparmio, tanto lo zero ve l'ho raccontato, anzi immagini dello zero, erano immagini che non mi ero accorto che avevo anche queste. E questo è il signor Fibonacci, perché tra altre cose lo zero, che ho detto che è una grande invenzione, quando è stato portato in Europa, era considerato uno strumento del diavolo. Prima cosa avere le capacità anche magiche, no? Cos'è questa cosa che moltiplica le cose per 10? Che un niente, poi c'era l'orribile vuoto, il terrore del vuoto, assolutamente. E lo zero, addirittura, questa è la curiosità, è stato bandito ufficialmente sia a Firenze che a Siena, tanto per dire. E c'era la corporazione degli abachisti che sapevano fare i conti, che naturalmente non volevano lo zero e hanno ostacolato completamente. Dei loro, queste sono le immagini di questo libro qua, che è un libro per ragazzini, tra le altre cose. Però ecco, tanto per dire questo, però me la leggo lo stesso perché mi diverte, tanto per dire lo stile della comunicazione. Ripeto che in pratica oggi non potete fare a meno di me. Computer, televisori, telefonini, tutto si fermerebbe senza il sottoscritto, il signor Guido. Senza di me l'umanità non sarebbe andata sulla Luna e il mondo sarebbe fermo a 1000 anni fa. Ma non mi sono montato la testa, anzi, dagli altri numeri ho imparato una cosa, niente io e niente sono. Ma da niente che sono, so che posso valere milioni di milioni, so che posso essere le ultime 6 cifre di un biglietto miliardario, l'inizio e la fine di un universo, il punto di partenza di una storia infinita. Dipende dove sono e con chi sono, e dagli amici e fratelli che attorno. Parola di zero, primo e ultimo di milioni. Questo è il mio studio di comunicazione. Vi ringrazio. Per far passare le comunicazioni dei telefoni
si ha 14 anni, quindi la vostra età, ha vinto un premio, eccetera, e altri ci stanno lavorando intorno e hanno scoperto che queste radici, questa energia che molta gente anche dispersa, eccetera, può essere utilizzata. Ok. Grazie.